Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti per il... Buongiorno a tutti e bentornati o benvenuti per i nuovi arrivati sul mio canale. Oggi cambio location perché c'è un ospite speciale. E buonasera ragazzi, ciao a tutti. Ecco, io dico buongiorno, tu dici buonasera, iniziamo così, benissimo. Qualsiasi punto del giorno voi guardiate questo video sarà adeguato. Speriamo bene. Non per la buonanotte, perché vuol dire che siamo soporiferi. Comunque, detto questo, io prima di iniziare con il video vi ricordo di andare a fermare la petizione, andare a firmare la petizione Vaping is not tobacco. Troverete il link nell'info box e ora possiamo partire con il video. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di macchine, no scherzo, del nuovo Preco MTL2. Il Preco Tank alla seconda, raga. Perché alla seconda? Perché è la seconda volta che ci provano. Che ci provano, esatto. Allora, leggiamo subito cosa c'è scritto nella scatolina. Abbiamo l'atomizzatore da 24 mm, pesa 28 grammi, monta delle resistenze da 0,5, geni, proprio dei geni. Wattaggio raccomandato dai 10 ai 16 watt, quantità 3 pezzi. All'interno quindi troviamo 3 atomizzatori e un deck, che io ora vi farò vedere, che smonterò dal mio. 3 atomizzatori e un deck, che serve anche per la regolazione dell'aria. Si monta facilmente, quindi si avvita. Quando finirete l'atomizzatore, ovviamente svitate il deck e buttate solo la plastica, altrimenti vi dovete ricomprare tutta la confezione. Si ricarica molto facilmente da qui ed è anche molto facile perdere questo gommino. Io ne ho già perso uno, ma non importa. Aperto adesso. Esatto, esatto, esatto. Per quanto riguarda la regolazione dell'aria, è molto molto semplice. Possiamo o dare un tiro molto arioso, quindi girando tutto a sinistra la ghiera esterna, al che io vado ad aprire entrambe le asole. Aspettate parte un attimo che metto a fuoco. Per parte. Vedete, così abbiamo le due asolette aperte. Se no, volendo chiudere un lato e poter regolare solo dall'altro, si gira a destra, al che si chiuderanno queste asole e si aprono i fori. Eccoli qua. Avete addirittura questi 5 forellini, se Dio vuole che li vediate, questi 5 forellini appunto che possono andare a completare la regolazione dell'aria da un solo lato, perché appunto dall'altro va a chiudersi, quindi avete una veramente ampia regolazione dell'aria, è veramente molto molto pratico, insomma, così può accontentare più persone. Sicuramente è meglio strutturata l'aria rispetto a quello precedente, che aveva solo 3 fori. Rispetto al precedente qualsiasi roba meno male. Dettagli. Allora, io ora, siccome odio i tiri ariosi, vado a chiudere, se ci riesco. Non ci riesco. Non ci riesco, come al solito. Okay, quanti... Riesco a rigenerare con le di unghie e non riesco a chiudere i fori dell'aria. È incredibile. Regenera il berserker mentre dorme, non è in grado di aprire due fori dell'aria. Fantastico. Allora, aroma decisamente migliore rispetto all'atomizzatore precedente. Tiro molto meno caldo, nonostante la coil sia rimasta da 0,5. Scalda molto meno, probabilmente anche perché sono a 11 watt. Probabilmente, esatto, anche per quello. A stressare meno. Condensina, però ce n'è, non so se riuscite a vederla. Condensa ce n'è parecchia, però vabbè. E ha sempre lo stesso problema del precedente. Anche se qui abbiamo una regolazione dell'aria molto più variopinta, comunque il tiro resta troppo arioso per i miei gusti. Comunque sì, nonostante siamo a una pallina di regolazione dell'aria, quindi solo da una parte, una pallina ancora tenderebbe a essere un po' arioso. Cioè. Sì, diciamo che a tutti coloro a cui piace il tiro in stile Nautilus Aio, Sprite, PAL, e, insomma... Chi più ne ha più ne metto. Esatto, quel tiro che comunque anche di guancia è particolarmente arioso, questo potrebbe essere un atomizzatore carino, insomma. Vabbè, che altro aggiungere, ragazzi? Non è che ci sia moltissimo da dire, eh? In realtà prendi, usi, butti. Come l'altro atomizzatore. Io mi sento di dire che qua siamo quasi sulla sufficienza rispetto al precedente, qualche miglioria è stata fatta. Mi aspettavo comunque qualcosa di meglio, visto il primo flop e tutte le critiche volte a questo atomizzatore, insomma, mi aspettavo di vedere qualcosina di un attimino fatto meglio, però insomma,
visto che c'è anche di peggio, per il prezzo che ha, insomma, non lo disdegno. Penso che potrei usarlo anche quest'estate al mare, per esempio. Sì, almeno un passo in avanti l'hanno fatto, quello sì, insomma, le intenzioni erano buone, ecco, quello sembrerebbe proprio di sì. Bene, quindi voto finale così alla buona, tu? Voto finale gli do un 6, un 6, per incoraggiamento più che altro, però comunque un 6, dai. Io un quasi sufficiente, non riesco a dargli un 6, non so se è un 5,5, un 6 meno, comunque non siamo sufficienti ancora. Tra il 5 e il 6. Esatto. Quei esatto, voti assurdi da elementari. Vabbè. Esatto. Bene ragazzi, noi abbiamo concluso ormai, diciamo che tutto quello che dovevamo dire l'abbiamo detto. E quindi ragazzi, quello che dovevamo dirvi ve l'abbiamo detto, quello che dovevamo farvi vedere ve l'abbiamo fatto vedere. Vi mando un bacio. Io no. E ci vediamo al prossimo video. Ciao.